Al Borgioni il Castiglione fa il colpaccio, 2-0 che li porta 42 punti, dal Fioroni non arrivano però buone notizie, la Narnese pareggia, il Castiglione sarà quindi costretto ad aspettare il Trestina per sapere se disputerà o meno i play-out. Al 14esimo il Castiglione ha la prima palla, gol della gara, azione personale di Galeotti che ne supera un paio, carica il destro, conclusione velenosa che però si stampa sul palo alla destra di Biscarini. Ospiti schierati da Riberti con un 3-4-3, con Vene fra i pali, con Arieti, Fiorucci e Vignati in difesa, Patrignani, Mennini, Nicola Galeotti e Russo in mezzo al campo, Bura, D'Urso e Braccalenti nel tridente. 4 minuti dopo è ancora Galeotti a trovarsi di fronte a Biscarini, questa volta il portiere di casa a immolarsi. Si presenta in avanti anche il Ponte Valle Ceppi al 21esimo, gran conclusione di Malà, attento però a Vene a respingere in corner. Padroni di casa disegnati da Polverini con un 4-3-3, con Biscarini in porta, Cerbuoni, Mattia, Ricci e Casciari a comporre il reparto arretrato, Procacci, Giuliacci e Dolcini in mediana, Malà e Dragoni a sostegno di capitano Urbanelli. Al 27esimo ha la sua occasione anche D'Urso, gran destro al volo della distanza che però esce largo. Passano 6 minuti e D'Urso prova ancora a rendersi pericoloso, ma questa volta Biscarini è super e con la mano di richiamo riesce a mandare in angolo l'incornata del bomber ospite. Nel primo dei 2 minuti di recupero D'Urso lanciato a tu per tu con Biscarini prova a beffarlo sul suo palo, attento come al solito il portiere di casa a respingere con i piedi. Termina 0-0 la prima frazione di gioco con le riprese del montaggio di Leonardo Cesaroni, passiamo ai secondi 45. Al 7esimo della ripresa Biscarini compie 2 autentici miracoli, prima sul colpo di testa di Braccalenti e poi sul tapin di D'Urso, grandi proteste degli ospiti secondo i quali la sfera avrebbe varcato la linea sulla seconda parata di Biscarini. Al 10esimo sono ancora veementi le proteste del Castiglione, contatto dubbio in area fra Biscarini e Braccalenti, il fischietto di Foligno decide però per un fallo in attacco. 14 sul cronometro e il Castiglione trova il vantaggio, gran giocata di Patrignani che serve D'Urso, sponda perfetta per Galeotti che supera il difensore, scaraventa la palla in rete per l'1-0 ospite. Al 27esimo raddoppia il Castiglione, incornata perfetta di Braccalenti, Biscarini tocca ma non basta, deve dare il raddoppio ospite. Dopo un minuto di recupero arriva il triplice fischio, Castiglione del Lago batte Ponte Valle Ceppi 2-0, risultato che però li vincola ad aspettare i playout del Trestina. Michele Riberti, avete fatto il vostro oggi, anche più, ora c'è da aspettare il Trestina. Purtroppo le combinazioni erano tante, per demeriti anche nostri, perché la posizione di classifica non era la migliore, però noi più di questo non potevamo fare. Siamo contenti del risultato, siamo contenti, ce ne andiamo a giocare, speriamo di no, detto tra noi, però io spero anche per il Trestina che riesca a salvarsi in modo che finisce qua e se no andremo a giocare la partita. Nicola Polverini, un bilancio della stagione sicuramente positivo per il Ponte Valle Ceppi? Assolutamente sì, credo che questi ragazzi abbiano fatto un campionato ben oltre le aspettative, perché nessuno a inizio anno pensava che il Ponte Valle Ceppi potesse arrivare a 47 punti. Questo è tutto merito dei ragazzi che hanno dato veramente tutto quello che avevano e hanno fatto un girone di ritorno dove abbiamo collezionato 27 punti, nessuno ne parla, ma credo che questi ragazzi meritino un plauso, perché passa per scontato una cosa che di scontato non ha assolutamente niente.